Queste sono le Saucony Axon e rappresentano le scarpe entry della casa americana. Secondo me è una scelta ottima per chi volesse iniziare a correre, dato che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo e davvero delle caratteristiche uniche. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 272 grammi nella taglia US 9, 35 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, drop 4, ma in realtà con una struttura speed roll, ossia barchetta, che vi consentirà in effetti di proiettarvi in avanti e di gestire al meglio l'appoggio nonostante la scarpa sia massimalista, perché questa scarpa è davvero stabile. Avendo un intersuolo in Power Run, di cui sentiremo parlare da Andrea, e una conchiglia stabile che garantisce a chi appoggia di tallone, cosa che succede a tutti coloro i quali iniziano, di non aver nessun problema derivante dalla instabilità della scarpa, perché questa scarpa è davvero molto stabile. Nonostante sia vestito Saucony, in realtà questa scarpa l'ho comprata con i soldi della pubblicità del canale. Tra l'altro, sarebbe geniale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni in casa Saucony, ma anche di altri marchi. Sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea. Conosciamo davvero molto bene il marchio Saucony perché l'abbiamo utilizzato per parecchi anni tutti e due. Andrea, mi hanno detto che hai corso un grandissimo lungo. Cosa ne pensi di queste Axon di Saucony? Innanzitutto, come stai? Ciao Max, ciao a tutti. Ti hanno detto male perché ho fatto 26 km, quindi neanche tanto benissimo secondo me, però vabbè, dai, siamo qua vivi adesso. Ultimo allenamento, adesso testa alla maratona, speriamo che vada tutto bene. A chi sono adatte queste Axon di Saucony? Ma assolutamente sono scarpe per atleti pesanti. Queste sono scarpe per atleti sopra i 75 kg, forse anche sopra gli 80 kg. Non sono la solita scarpa da lentone. Secondo me uno da sopra gli 80 kg ci può correre comunque relativamente forte con queste scarpe. Come hai visto, Andrea, la tomaia che fondamentalmente sembra comunque premium nonostante la scarpa sia, diciamo, abbia un prezzo relativamente basso. La tomaia mi ricorda molto quella della Kinvara, non ce l'ho sotto mano, ma ci assomiglia molto, è sicuramente un pochino più tosta. Sto vedendo qua la parte del tallone fino a questo punto qua, diciamo, è un po' più carrozzata, e la zona qua del tallone è molto rinforzata, tranne qua, ma tutto il resto c'è una bella conchiglia, una tomaia che rende il piede, che porta il piede ad essere più stabile, e mi sembra che possa durare molto nel tempo. Sto toccando qua nella zona dell'alluce per capire se si possa bucare, sembrerebbe di no. Invece a livello di numero e calzata, stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? Sto controllando perché questo qua è il tuo numero, devo dire che però mi sta bene. Forse sì, sarei sullo stesso numero, devo valutare il mezzo numero in meno, ma non so, contando che se la prende davvero un atleta oversize, il piede tende a schiacciarsi un pochino di più, quindi meglio una scarpa comoda che troppo stretta poi. Per quali distanze le utilizzeresti, considerando comunque che l'intersuola, tra virgolette, è leggermente più dura rispetto a quelle di Saucony, tra virgolette, premium? Ma secondo me è più che leggermente dura, però ripeto, per gli atleti un po' più pesanti, secondo me va benissimo perché si schiaccia di meno, sostiene di più. Scarpa per tutti i giorni, per le corse lente, ripeto, per atleti oversize secondo me vanno bene per qualsiasi roba, perché possono farci tranquillamente delle ripetute, delle variazioni di ritmo o corse svelte al medio, diciamo. Quindi secondo me va bene un po' per tutto per quegli atleti lì. Un atleta leggero la vedo un po' male, ma non per altro, perché comunque la scarpa pesucchia e la mescola è dura e non verrebbe sfruttata al meglio. Sappiamo, Andrea, che comunque questa scarpa ha un drop basso di 4 mm, ma al tempo stesso potrebbe anche essere utilizzata per le camminate. O forse questo colore si addice a me, ma non a tanti altri, bisogna vedere se c'è qualche colore un pochino più sobrio. Secondo me va benissimo perché ha un buon grip, quella durezza della suola, secondo me il piede è comunque dentro comodo, ma quella durezza, dicevo, ti aiuta, ti sostiene per le camminate lunghe, 8 ore in giro per paesi, secondo me ci sta. A livello di allacciatura e di linguetta, come l'hai vista, e secondo te comunque si slaccia la scarpa oppure invece è pensata bene? La linguetta è quel misto tra racing e
è imbottita, è proprio una via di mezzo, mi piace molto. E le lacetti sono quelli che hanno praticamente tutte le Saucony, secondo me non sono male per niente, non si slacciano, fanno il loro. Invece Andrea, a livello di intersuola, utilizza questa scarpa, il Power Run, tra virgolette classico? Non è male, soprattutto per gli atleti pesanti, però non è il solito Power Run a cui siamo abituati, è una mescola un po' più duretta. Boh, davvero non so neanche perché lo chiami Power Run, chiamalo in un'altra maniera, così sappiamo che un atleta un po' più oversize sa che deve puntare su quello, un po' più di chiarezza, ma non solo Saucony, in generale credo lo fanno in tantissimi, anzi tutti lo fanno. Questa qua, ripeto, una mescola ottima per chi pesa, secondo me buona anche per fare dei ritmi un po' più sostenuti per chi pesa di più, perché ripeto, non schiacciandosi troppo riesce a dare un po' più di energia, però non è il Power Run a cui siamo abituati. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto e cosa ne pensi nei cambi di direzione? Ti sembra molto solido oppure no? Per me battistrada è sempre il solito di Saucony, mi sembra un pochino più duro, ma adatto da tutto l'insieme. Beh, guarda, cambi di direzione in partita di basket non ne ho fatti ancora. Oggi per fortuna c'è una giornata clamorosa, solo io sto qua all'ombra, ti sei messo te al sole bello caldo, io sono qua all'ombra. Però devo dire che dai, su, per fare le corse lente non c'è nessun problema, ma credo neanche per fare delle corse un po' più svelte. È ovvio che se devo fare delle curve a 3 al chilometro a 90 gradi non è proprio il top, però ma credo nessuna scarpa. Con queste qua secondo me ci corri facile, secondo me è ottima anche sul brecciolino o pista bianca. Invece Andrea, a livello di stabilità non c'è la soletta in Power Run Plus, ma c'è invece una soletta normale, la sostituiresti con i plantari e soprattutto come hai visto la stabilità? Prima hai detto premium fuori onda, non è il Power Run Plus, però non è neanche la solita soletta, quindi sì, ci poteva stare. Secondo me questa qua è una scarpa ottima per utilizzare i plantari, è una mescola dura che non cede e con un plantare secondo me è perfetta, quindi ci potrebbe stare, anzi forse col plantare potrebbe cambiare proprio modo di essere, perché diventa la scarpa giusta per chi porta i plantari. Il riassunto è, per me sì, è la scarpa da plantare. Secondo te invece qual è la durata di questa scarpa? Beh, tanto dai, 800.000 km li fa. Siamo sempre abituati ai miei 800 km, ultimamente secondo me con qualcosa ci siamo un po' abbassati, secondo me questa qua 800 km fa 1000 km per chi pesa sotto i 75 kg, sopra siamo sempre lì, bisogna capire, uno che strisce i piedi a 7 al chilometro e pesa 90 kg e fa durare 400 km se va bene. Poi vabbè, ho visto gente che andava in giro con praticamente le scarpe bucate ovunque, senza suola, eccetera eccetera, e quindi vabbè, poi va bene sempre tutto. Secondo me almeno 800 km li dura. Trovi che il drop basso possa incidere sulla performance dei podisti a cui è destinata? Credo che l'unica roba a cui possa influire negativamente sull'allenamento dei nostri runner è proprio l'allenamento stesso sbagliato. Il drop sarebbe solo una scusa, quindi io ti ripeto, non ho mai trovato grossi problemi. Le Jets per dire erano una scarpa di Saucony che mi dava un sacco di problemi ai tendini d'Achille. Tutto il resto, drop 4, drop 8 di Saucony non mi ha mai dato problemi, quindi l'unica scarpa davvero che mi dava grossi problemi era la Jets, le altre zero. Quindi ti dico, se vai piano è per colpa degli allenamenti, non per il drop. Ultima domanda, secondo te qual è il difetto di questa scarpa? Ma te l'ho detto, ma per me è un difetto che utilizzi una mescola che non è il Power Run che mi aspettavo, quindi è troppo duro e taglia fuori degli atleti come me, per dire, come te. Cioè, per me usare una scarpa del genere per fare le corse lente diventerebbe un po' impegnativo, troppa dura, non mi fa impazzire. Va bene, grazie Andrea, la maglietta rosa te la puoi tenere stasera quando vai alla festa. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Facciamo che la prossima volta che vado al Fabric la metto su allora. Però con le Endorphin Pro, quelle rosa che abbiamo già recensito. Assolutamente, grazie ancora, ciao. Ciao, non so se mi faranno entrare.